E adesso invece da un mese a questa parte che studio il corso, già il primo canale sta facendo numeri a detta anche ovviamente di loro che sono esperti, di Francesco e Amin, sta facendo Da numeri molto. paura, da paura. Bene, ragazzi, allora siamo qua oggi con Sebi, che è un nostro studente all'interno del percorso. Non so se vuoi un attimino presentarti, dirci cosa fai nella Cosa vita, da fai? dove arrivi e come ci hai Allora, innanzitutto conosciuto. è bellissimo passare a distanza di mesi da intervistatore a intervistato, quindi già è una cosa straordinaria. Io sono Sebi, Genova, attualmente pare essere diventato uno YouTuber, il mio mestiere principale è quello di attore e regista. Nel corso della vita, diciamo che ho fatto Fatto un sacco di robe. tante cose che sono andate molto bene, altre ci sono state inciampi, come capitano a tutti, e fortunatamente durante uno di questi inciampi ho conosciuto questi strepitosi ragazzi che ho intercettato in un'intervista durante un podcast, e allora lì mi è venuta la curiosità e ho pensato, perché non scrivere loro e cercare di conoscerli, visto che sono così tanto bravi in questa cosa che è chiamata YouTube Automation. Però lì per lì, sinceramente, guardavo, sono sempre stata una persona molto curiosa e dicevo, ma che cavolo fanno questi che guadagnano con YouTube? Come si fa? E quindi, insomma, li ho ospitati e da lì è nata questa intervista. E man mano che li intervistavo ero veramente molto curioso. Quindi, più che essere una puntata di podcast per YouTube, per il mio canale, in realtà è stata proprio per me, non tanto per chi volesse poi vedere il video, ma proprio per me. E Una infatti ne è stata lezione. una bella puntata. Questo è il cappello, insomma, Tra l'altro, una di come. bellissima puntata che è sul tuo canale. Sì. Parliamo di un Tra sacco l'altro, di se non roba. l'avete vista, andate a guardarla dal podcast al successo, come ci ha scritto lui alle spalle. Anche perché Francesco e Amin veramente sono una fonte inesauribile di informazioni. Durante quella puntata ne hanno date a manetta, cioè proprio, vabbè, andatelo a vedere, è del tutto gratuito, roba che a parlare con un consulente paghi fior di soldi, e loro erano stati generosissimi, avevano veramente detto di tutto e di più durante la puntata, ma tanto già lo sapete se li seguite da un po' di tempo anche nei loro canali, ed è il motivo per cui siamo qua. Grazie, grazie delle belle parole. Grazie, Sebi. Raccontaci anche cosa ti ha incuriosito, oltre al fattore magari dei numeri e tutto. Tu comunque avevi un piccolo background già di YouTube, avevi già approcciato la piattaforma negli anni passati, mi ricordo, con anche qualche risultato, che l'avevi utilizzato non per monetizzare, come facciamo noi direttamente dalle views e da AdSense, ma l'avevi fatto per monetizzazione esterna, quindi portare traffico esterno. E da lì comunque un minimo, diciamo, avevi capito la logica di YouTube. Però penso che poi quando ti abbiamo raccontato tutta la parte numerica, la parte strategica, analitica, lì ti è venuto, diciamo, la curiosità più grande, e poi da lì è nato tutto il percorso, no? Tanto partiamo dal fatto che ho divorato il vostro corso. Divorato, divorato veramente giorno e notte. Anche perché venivo, dobbiamo fare una piccola introduzione, venivo da un momento non proprio semplicissimo. Come dicevo, ho lavorato tanti anni in teatro, purtroppo ho avuto una truffa per la mia produzione teatrale, sono dovuto ripartire da zero e da lì ho iniziato a studiare il mondo online. Questo stiamo parlando di 7 anni fa. Da lì studio, 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 cerco di creare la mia prima azienda online e creo un corso di yoga che è andato e va tuttora molto bene. Il problema è che lo scorso settembre mi sono sposato con colei che è l'insegnante di yoga del programma, e dopo tanti anni, insomma, poi dopo il matrimonio ci siamo accorti che evidentemente le strade dovevano separarsi, e ho dovuto lasciare il programma. Ho voluto lasciare il programma a lei, perché comunque era lei diciamo, chi metteva la faccia, io ero soltanto il back-end. Quindi l'ho lasciato tutto, ma avevo comunque altri canali. Con il corso che ho studiato vostro, ho iniziato a testare sugli altri miei canali, che erano uno su una compagnia teatrale, uno sul podcast, questo qua recentissimo, nuovissimo, un altro mio che in realtà utilizzo più che altro per ricordarmi i viaggi che ho fatto in giro per il mondo. Durante questi 7 anni ho avuto la fortuna di girare un po' in giro per il mondo, però non facevo mai queste visualizzazioni pazzesche, nonostante i viaggi fossero incredibili, le visualizzazioni erano sempre un po' morte. Devo dire, anche con lo yoga, bene o male, con le altre cose, anche se poi riuscivo a guadagnarci. E adesso invece da un mese a questa parte che studio il corso, già il primo canale sta facendo numeri a detta anche ovviamente di loro che sono esperti, di Francesco e Amin, sta facendo Da numeri molto paura, da paura. importanti. Possiamo parlare anche del discorso della velocità che ci hai messo, cioè
la fame sì. che hai avuto, la voglia che hai avuto, la determinazione che hai avuto, cioè non è da tutti, ragazzi. Quando è che sei entrato all'interno del percorso? Adesso circa un mesetto e mezzo fa. Devo dire, giustamente, quando ti trovi col culo per terra, lo possiamo dire, siamo tutti grandi e vaccinati, hai a maggior ragione voglia di darci dentro. Io fortunatamente sono sempre stata una persona molto curiosa, che ha studiato tantissimo, a maggior ragione quando trovi un corso che ti dà tanto. Quindi devo dire, alla mia seconda caduta, e quando intendo seconda caduta intendo che guadagni zero perché per qualche motivo la tua azienda è sparita, soprattutto quando hai 40 anni ti devi dare da fare, se no dormi per strada. E quindi lì, nel momento in cui ho preso il corso, giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte, ci ho studiato. Studiavo, applicavo, ed era l'unica cosa che potessi fare. E poi, oltre a studiare e applicare, io che sono una persona di fede, ho pregato pure, perché ho detto, vabbè, aggiungiamoci anche questo aspetto, questa componente, può sì. sempre essere utile. E devo dire, Mi piace il fatto che, oltre al corso, comunque noi facciamo sempre le weekly call settimanali, no? Dove ci siamo sempre noi tutti, ogni mercoledì le registriamo tutte, e mi è piaciuto veramente tanto il fatto che le hai ascoltate tutte, anche perché ci saranno almeno quante 50 o 60 ore di weekly call. Sì, anche di più. Saranno 30-40 call da un'ora e mezza a due. No, la cosa funzionale, bellissima di questo corso e di queste call in particolare, è che soprattutto per chi parte da zero come noi, ti trovi con un gruppo alla pari che sta affrontando le stesse paure, lo stesso desiderio, la stessa passione, insomma, e si va tutti in un'unica direzione e si parte tutti da zero. Quindi ovviamente ognuno ha la propria testa, nel momento in cui, anche se tu stai lì ad ascoltare e non fai nessuna domanda, ci sono tante altre persone che in quel momento stanno facendo domande, e quindi in base a quelle domande, in base alle risposte che poi voi date, l'obiettivo è proprio quello, cioè arricchirsi. Sì, sono nate proprio per questo motivo. L'obiettivo delle weekly call e della community è proprio far sì che tutti possano trarre vantaggio dalle problematiche e i successi di tutti gli altri. Il fatto che tu li hai ascoltati tutti è proprio sfruttato le tante problematiche che magari altri studenti hanno avuto precedentemente, magari eviti poi di fare effettivamente i loro errori, dall'altra parte di sfruttare le cose positive che gli altri studenti hanno fatto e andare ad applicarle un po' subito. È come leggersi il libro di qualcuno, no? Leggere la sua vita, leggere i suoi errori, evitare effettivamente di fare gli errori che quella persona racconta nel suo libro. Un po' la stessa cosa, no? E il fatto che tu le hai ascoltate tutte fa capire effettivamente quanto tu ti sia sbattuto letteralmente per arrivare poi effettivamente ad avere quel tipo di risultato, perché oggi tu hai un canale che, vabbè, adesso ne stai aprendo anche altri, stai scalando, però tu oggi hai un canale che comunque dopo un mese e mezzo non solo è già monetizzato, ma è un mese e mezzo da zero, zero. Non solo è monetizzato, ma è monetizzato e sta comunque facendo delle belle performance, comunque come primo canale non è male. Poi la cosa bella di YouTube è il fatto che non ci stai mettendo la faccia in quel canale, magari a differenza di dal podcast al successo, che è comunque il tuo podcast, dove ci devi essere tu fondamentalmente per portarlo avanti. Questo in verità no, è un canale no face, e la cosa bella del canale no face è che lo puoi scalare quanto vuoi, ne puoi avere uno, ne puoi avere 10, ne puoi avere 100, dipende quanto tu effettivamente diventi capace nel gestire più canali possibili. Quindi dopo un mese e mezzo c'è questo canale che sta andando bene, e come sta andando effettivamente questo canale? Allora, la cosa pazzesca, ritornando a come è nato appunto da zero questo canale, è che inizialmente quando si apre il canale tu speri sempre e il prima possibile di raggiungere i 1000 iscritti e le 4000 ore. A un certo punto avevo tipo 500 iscritti e ha già 9000 ore, e dico, cavolo, allora sta andando. E infatti poi pochissimo dopo già avevo raggiunto i 1000 iscritti e da lì è partito. Sì, per molta gente pensa che l'ostacolo più grande sia i 1000 iscritti e le 4000 ore, ma... E lo vedono tanti come un abisso, ma non hanno capito che è un granello di sabbia in mezzo all'oceano. Se quello, ti poni, cioè, quello l'obiettivo... come obiettivo, quello è quello a cui arriverai, cioè nel senso... No, ma tra l'altro io ero convinto, proprio quando ancora ero ai 999 iscritti, dico, cavolo, ancora devo raggiungere però le 4000 ore. Invece poi sono andato a guardare e già le 4000 ore le avevo passate da mo'. Le hai già mangiate.
Sì, quindi insomma è andata bene. Hai capito anche come fare i contenuti, hai visto? Ti sei sbattuto molto, hai cercato di capire tante dinamiche. Ad oggi comunque nella tua nicchia sei uno dei leader, cioè questo possiamo dirlo. Nonostante tu sia partito da solo un mese e mezzo. Quindi questa cosa qua, tanto di cappello Sebi, hai ottenuto risultati della Madonna. Come sta andando? Parliamo di cifre. Allora, se vogliamo facciamolo anche vedere addirittura. Se vuoi, ovviamente. Massimo se trasparenza. Se allora, tu vuoi... in primis mi sto divertendo. Perché poi comunque ne sto approfittando per giocarci parecchio. È una nicchia comunque che mi piace, sullo sport, sul calcio, e mi sono messo a studiare sempre più video, sempre cose insomma migliori da poter realizzare. E poi è bello, quando una cosa poi ti prende, è bello anche che tu possa divertirti. Certo. E quindi da lì studio e applicare. Allora, vogliamo vedere un po' di dati? Proviamoci. Sì, se vuoi condividere lo schermo, tanto comunque ad ogni modo, cioè io lo dico sempre, sì? Tanto lo blurriamo tutto per non far vedere effettivamente il nome del canale, qualsiasi cosa che possa portare al canale, proprio per tutelarti poi effettivamente, perché aspetta, allora ci vuole un attimo mandare robe fake a un canale con un bot e rovinarlo, ecco. Allora partiamo da qui, questo qua sono le statistiche del canale, questo è uno dei sì, video. Questo è un video, apri le statistiche proprio del canale in generale. Questo è Analytics proprio sulla prima pagina che avevi prima. Sì. Torniamo indietro. Premi anche sulla parte entrate stimate, così puoi far vedere anche la partenza come è stata. Ah, vedete quando è stato monetizzato. Iniziato a monetizzare che giorno? Il 6-7 agosto, se vedo lì bene. Scusate, dove si vede? Ah sì, da qua. Passaci il mouse sopra, se vedi era a zero. Sì, da lunedì 7 agosto. Sì. Si vede ad oggi comunque gli ha fatto anche dei picchi di quasi 60 euro, nonostante dopo una settimana, due. Deve stabilizzarsi ancora come canale, essendo ancora un nuovo canale. E diciamo che però dopo comunque una settimana aveva fatto 52 e poi vabbè è sceso. Va bene, per essere un primo canale dove hai pubblicato quanti video? Una decina? Sì, diciamo nel complesso da quando ho iniziato ne ho caricati 30. Fai conto che sono comunque contenuti che continueranno ad andare, man mano che continuo a pubblicare continuerà a crescere il canale, però ti sta comunque facendo quei 20-30 euro di media al giorno. E quanto ci spendi tu su sto canale? Cioè nel senso a livello di... sei tu a fare i contenuti, giusto? Sì, qua faccio tutto io. Quindi spendi zero? Assolutamente zero, cioè, spendo... Il tempo, ma sono contento di spendercelo. Però comunque sei già negli ultimi 28 giorni quasi 1 milione di views, la gente si fa le paranoie per le 4.000 ore, qua siamo già a 68.000 ore negli ultimi 28 mese. Giorni. Quindi sì. Già è un ottimo dato. Bene, guarda, puoi anche togliere la condivisione. Già bellissimo quello che hai mostrato e ti ringraziamo innanzitutto per averlo mostrato in questo senso. Ci mancherebbe. È importante la trasparenza in questi casi perché è ottimo anche farlo vedere e ti ringraziamo davvero per questo. Allora, devo dire la verità. Di formatori ce ne sono milioni. Io che sono sempre che vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, fortunatamente, perché sennò dopo tutto quello che mi è successo mi sarei buttato. No, nonostante ciò, devo dire, sicuramente ci sono anche più o meno fuffaguro, però anche da quelli io penso che uno debba avere sempre la curiosità. Quindi nel momento in cui poi tu hai un minimo di curiosità, quindi persone, ad esempio stiamo parlando con Francesco e Min, ti hanno suscitato qualcosa attraverso questo video, altre cose, non avere timore. Sii curioso. Prima cerca di vedere effettivamente di cosa si tratta. Uno. Punto due. Ci sono tante persone che comprano i corsi e li lasciano lì. Cioè non è che tu hai comprato il corso e allora sei diventato milionario perché hai comprato il corso. No, il corso l'hai comprato e ti devi fare il mazzo. Un agglomerato di informazioni che si va a prendere nel tempo. Ci tocca confermare questa cosa, che non ne siamo felici, ma tanta gente acquista, non fa niente, eppure c'è tantissima gente che si sbatte a voglia e ottiene risultati. Cioè è come avere una macchina. Io se compro una macchina non è che divento un pilota, però se inizio a guidare tutti i giorni magari qualcosetta riesco a fare poi a fine anno. E quindi il risultato del corso creato da Min e Francesco è palese e l'avete visto dai dati. Poi magari a qualcuno adesso può sembrare ma sicuramente siete amici. No, io gli voglio bene come se li conoscesse da una vita, ma credetemi, ci siamo conosciuti 2 mesi fa e insomma poi ci si è fidato. Il podcast, quando ci hai invitato al seguirsi di casualità, proprio che mi avevi scritto su Instagram, ho detto va bene, partecipiamo al podcast, siamo andati, da lì è nato tutto. In più, una cosa da aggiungere: non hai mai abusato del supporto, non hai mai abusato
assistenza, hai sempre assurdo. Chiesto cose strategiche, pulite, cioè ho fatto questo, come posso farlo? Ho fatto così, posso far così. E poi non hai mai abusato, cioè non sei quello che aspetta la mammina che ti spinge dietro tutte le sere. Dai, oh, mettiti a letto, svegliati stamattina, bisogna lavorare. No, ti fai il mazzo e ad oggi siamo qua a parlarne dei tuoi risultati. Abbiamo parlato di chi sei, abbiamo parlato di da dove arrivi, da come ci siamo conosciuti ai risultati che effettivamente stai avendo con i tuoi canali YouTube. Ovviamente adesso partirà tutta la parte di scalata, perché una volta imparate a far partire il primo canale, andare a duplicarli non è poi effettivamente così difficile come possa sembrare, perché una volta che hai imparato a farlo sai come creare contenuti, sai poi effettivamente nella nicchia in cui stai lavorando cosa funziona, cosa non funziona. Andare a scalare diventa molto più semplice. Il difficile è sempre far partire il primo canale. Per chi sta ascoltando in questo momento, facciamo un appunto. Però il difficile è far partire il primo canale, se ci ha messo un mese, non voglio vedere gli altri. No, io capisco, però no, ho capito quello che vuole dire Amin. È più psicologico, perché quando tu magari, allora, punto uno, magari ti sei fidato, acquisti il corso, ok, hai studiato, benissimo, hai applicato, inizi a creare il canale e fai il primo video zero visualizzazioni, il secondo poco più, e terzo, e lì inizia a prenderti la tachicardia. Il suggerimento è: credeteci sempre, non staccatevi fino a che poi i risultati arrivano, perché comunque arrivano. Io anche avevo quella tachicardia di dire caspita, non riesce, non vado, però questa volta vi devo dire non ho avuto un minimo di dubbio. Ma poi ci sono poi conoscenze di YouTube a livello tecnico che man mano che si va avanti diventa sempre tutto molto più semplice. Noi abbiamo, per esempio, cioè solo due giorni fa abbiamo scoperto, abbiamo uno studente che si chiama Carlo, e lui è arrivato al livello, era sparito per un periodo, è ricomparso e fa partire un canale monetizza un canale ogni 10 giorni, tipo 7-10 giorni, per farti capire poi dopo come diventa tutto più semplice. Ad ogni modo, quello che volevo chiederti, per chi sta ascoltando ora in questo momento, cosa gli diresti poi effettivamente sul percorso che noi stiamo offrendo in questo momento sul mondo YouTube, anche sul supporto, sul tutto, diciamo, no? Su come funziona da noi. Tu che ovviamente mi metto nei panni, ci mettiamo nei panni di chi sta ascoltando e c'è magari il dubbio se entrare o meno. Cosa gli diresti? Sono sicuro che tantissime delle persone che si avvicinano a voi sicuramente quantomeno hanno la metà della metà. Per quanto io me ne senta ancora 20, io ne ho già 40. Per me, che non ho un linguaggio magari come quello di un ventenne, è stato un po' più complicato, e arrivo al dunque, perché essendo già più complicato di me, di magari di un ragazzo di 20 anni che ci mangia ogni giorno con questi codici, vi devo dire che è di una capibilità, una flessibilità, semplicità, non mi vengono altri aggettivi, ma veramente è un corso che ti accompagna da zero, da A a B, in maniera veramente molto molto semplice. Il corso è strutturato alla perfezione. Voi quello che dovete fare è soltanto sedervi dietro lo schermo, iniziare a guardare i video e applicare, guardarlo e applicare, e laddove magari non capite qualcosa ritornare indietro e ascoltare. Ma non solo, loro giustamente, che sono ben pensanti, hanno messo questa a disposizione, questa assistenza, per cui ogni cosa basta scrivere, loro rispondono. E inoltre ogni settimana c'è questa call di cui parlavo prima, che effettivamente dove ci si confronta con tutti gli altri studenti, e da lì si cresce insieme. Quindi non si può sbagliare, ragazzi, dove vi muovete cadete in piedi. Tra l'altro tu non ce l'avevi, ma in verità noi abbiamo, oltre a tutto questo, aggiunto anche l'assistenza dei coach, perché oltre alla nostra assistenza adesso ci sarà anche un'assistenza un pochino più sempre sulle spalle del coach, in cui puoi fare anche proprio delle call one to one, dove puoi andare a comprendere dei punti che non hai capito, sempre più approfondita, sempre per dar di più in questo caso. Però come abbiamo visto i risultati continuate a dare, ragazzi, non vi resta più niente, quindi qualcosa tenetevela. Ma abbiamo visto con te, ad esempio, sei l'esempio lampante di chi ha voglia di fare, ottiene risultati, avevi un obiettivo, l'hai raggiunto, adesso ne hai un altro, lo raggiungerai. Banalmente, ad esempio, quello che pensavo in questi giorni è: guarda, dal niente, in un mese e mezzo hai portato il canale da 0 a 600 euro, spero che cresca ancora di più. Ma in cui già questo canale sta andando, io inizio ad aprirne altri, vuoi che magari riesca a farne in un anno 5 che mi fanno 600, 800, 1000 euro al mese, già in un anno ti sei fatto lo stipendio da 5000 euro al mese. Ma a parte dal presupposto che non sono 30 giorni, ma oggi è il 29 di agosto,
22 giorni. Ti manca ancora una settimana su quella revenue mensile. Io vi devo dire che io ancora, nonostante tutto, ci devo realizzare. Ci credo e non ci credo. Che... Ma allora, ma veramente si può? Semplicemente perché effettivamente uno si deve mettere in gioco e deve farlo. Poi viene tutto da sé. Certo. Allora, laddove ci fossero invece persone che, giovani, ma sempre un po' piacere, un po' quarantenni come me, e magari avete avuto difficoltà che possono capitare nella vita, quindi fermarvi col lavoro eccetera eccetera, non fate, questa la devo raccontare, c'è stato un momento in cui ho avuto talmente tanta paura di non guadagnare più un euro che a un certo punto sono sceso così in basso con la testa da investire 1.000 euro, ragazzi, su una bicicletta per andare a fare il portapizze in Svizzera. Poi fortunatamente questa esperienza mi è servita per realizzarne un mega video che pubblicherò su YouTube. Ma come un deficiente me ne andavo ogni giorno a fare due ore andata e due ore ritorno a Milano per cercare di guadagnare la cosa sicura, i soldi, dove invece ci ho perso solo soldi. Se io avessi investito prima invece quei soldi direttamente ancora prima sul videocorso, avrei iniziato soltanto che a guadagnare, a imparare eccetera eccetera. Quindi quarantenni, se siete in difficoltà, fidatevi dei giovani che ne sanno più di noi perché hanno più voglia di mangiare, e dopodiché andrà bene anche a voi. Ti ringrazio moltissimo per questo messaggio, è molto bello. Ti ringraziamo tantissimo innanzitutto per questa testimonianza, perché comunque penso che sarà utile a tantissime persone che la vedranno. Ci vediamo all'interno della community. Ciao Sebi. Ciao.